Venia se starete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amor. Venia se starete, qui c'è la gioia di ogni cuore. Cari amici, eccoci di nuovo insieme a una nuova puntata di Déjà Vu. Nel corso dei secoli la musica è stata fonte di ispirazione per artisti e luminari della moda e del design, dando origine a sorprendenti contaminazioni in entrambe le direzioni. Pur essendo settori creativi differenti, la musica e il design hanno obiettivi simili, in quanto artisti, musicisti e designer mirano a coinvolgere il loro pubblico a livello profondo, col proposito di creare qualcosa di unico, stimolante e memorabile. E in questo processo creativo entrambi si ispirano a vicenda. Quando ad esempio pensate alla vostra canzone preferita o al vostro artista preferito, spesso immaginate anche la copertina, la grafica, il video musicale che l'accompagna. Dai loghi al merchandising fino ai contenuti online, il design svolge un ruolo fondamentale nel supportare i musicisti, valorizzando il modo in cui la loro storia o il loro messaggio viene comunicato. Questo rapporto tra musica e design non è certo una cosa, una vicenda recente. Già dai primi del Novecento, alcuni tra i pionieri delle correnti artistiche come Kandinsky, Matisse e Mondrian si sono lasciati ispirare, creando opere artistiche ispirate dalla musica e dei loro musicisti contemporanei preferiti. Ad esempio, in Broadway Boogie Woogie di Mondrian è evidente come il colore, la forma e il movimento possono essere strettamente correlati alla melodia, al ritmo e ai testi. Alcuni musicisti hanno sempre avuto le idee molto chiare di come raggiungere tale unità di intenti. David Bowie, visionario e amante del design postmoderno, in particolare della produzione del gruppo di designer milanesi Memphis, si è sempre lasciato ispirare dalla cultura del design, lasciando la sua personale intramontabile impronta e diventando esso stesso precursore di una nuova modernità proiettata nel futuro. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. Ancora oggi, progettando elementi di arredo, alcuni designer interpretano e si lasciano ispirare da precisi momenti musicali o da specifici artisti. Il divano del designer Giuseppe Viganò Night Fever strizza ad esempio l'occhio alla cultura pop anni 80, cercando di trasmettere versatilità, ma soprattutto grinta espressiva, al pari del noto brano dei Bee Gees.
E un altro esperimento interessante tra musica, design e digital art è stato quello dei Radiohead. Partendo da registrazioni multitraccia originali di due loro album, Kid A e Amnesiac, hanno recentemente realizzato in uno spazio fisico nel centro di Londra una mostra interattiva in cui si sparpagliano e si riformano in una serie di spazi impossibili popolati da creature altrettanto impossibili o possibili, circondati dall'arte di Stanley Dunwood e di Tom York. Insomma, qualunque sia il genere, qualunque siano i testi, qualunque sia lo strumento, la musica continuerà a ispirare designer, illustratori e professionisti della creatività finché esisteranno entrambi. E dopo questo nostro breve excursus sulle relazioni che intercorrono tra musica e design, è arrivato il momento dello spazio alle vostre dediche, alle vostre richieste musicali. Gli Stadio, Francesco Di Leinici, chiede di ascoltare Acqua e Sapone.
impazzisce. Ormai si parla solo di lei, della bambina che stupisce. Stupisce con la semplicità di una malizia che non nasce. Non nasce dalla volgarità, ma da un'adolescenza che fiorisce. Let's get Rita di Torino ci chiede di ascoltare Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono. Tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini, che toglie le catene al mondo. In fondo un inganno non è, è solo una follia. Un salto nel vento, un'ora nello spazio. Botticelli d'Amblè, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo, cercando luce in fondo al mondo insieme. Questa puntata di Déjà Vu, io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo molto presto. Vieni a sesta rete, qui c'è il buon vino, qui c'è l'amore. Vieni a sesta rete, qui c'è la gioia di ogni cuore.
se starete conoscerà qui la gente.